Buongiorno a tutti, oggi parliamo di criptovalute. Non ne parliamo spesso di questo argomento su questo canale, anche perché sappiamo che se di criptovalute parliamo, parliamo di una piccola percentuale del portafoglio. Ma nel video di oggi, visto che soprattutto Bitcoin sta, e poi vedremo perché parleremo soprattutto di Bitcoin, comunque visto che Bitcoin sta iniziando ad avere una certa storicità, bene, qualche analisi iniziale si può appunto farla. Nel video di oggi quindi parleremo di criptovalute e vedremo perché principalmente parleremo di Bitcoin. Parleremo poi dei rischi legati a queste criptovalute, quindi un dovuto disclaimer su tutto il mondo e sulle possibili rischi che si può avere investendo in questo mondo. Andremo poi a vedere il motivo principale per cui ci aspettiamo un rialzo del prezzo di Bitcoin nei prossimi mesi e documenteremo tutto questo, tutte queste motivazioni con una proiezione, addirittura una proiezione di prezzo del Bitcoin. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video se volete capire qualcosa di più del mondo di criptovalute, quindi soprattutto di Bitcoin, legato a un avvenimento che sta per arrivare, arriverà nel giro di qualche mese e che potrà portare diversi benefici a questa criptovaluta. Prima di iniziare però mi raccomando, se siete interessati al mondo criptovalute ma soprattutto finanziario e siete interessati a migliorare la vostra situazione finanziaria e dei vostri investimenti, vi ricordo di richiederci un'analisi gratuita del vostro portafoglio di investimento. Come fare? Facilissimo, cliccate sul link in descrizione, compilate il form e verrete contattati da uno dei nostri consulenti finanziari che andrà a spacchettare i vostri investimenti in quattro e andrà veramente a trovare tutte quelle situazioni che possono essere migliorate dal punto di vista dell'efficienza del portafoglio, del rendimento del portafoglio e dei costi del portafoglio. Quindi non esitate, cliccate sul link in descrizione e girate questo link alle persone che volete bene, perché potete migliorare la vostra situazione finanziaria e quindi migliorare la loro vita. Partiamo subito e andiamo a vedere perché parleremo di Bitcoin. Quando parliamo di criptovalute, noi parliamo per il 90% di Bitcoin ed eventualmente Ethereum. Questo perché? Perché se guardiamo la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute presenti sul mercato oggi, non c'è paragone. Per capirci, il rapporto tra Bitcoin e le altre criptovalute tra le più conosciute è 1 a 25, cioè la capitalizzazione di Bitcoin è 25 volte più grande della capitalizzazione delle altre principali altcoin. Lo possiamo vedere anche da questo grafico, dove troviamo prime due posizioni Bitcoin ed Ethereum, dopodiché troviamo qualche criptovaluta legata al dollaro e dopodiché troviamo le prime criptovalute che però a livello di capitalizzazione non hanno paragone. Quindi parleremo di Bitcoin perché è la prima, perché è quella che vale di più, perché è quella con una capitalizzazione più grande, quindi prendiamo lei come driver del mercato, e anche per un altro motivo in realtà, perché se Bitcoin sale tutto il mondo cripto gli va dietro, se Bitcoin crolla tutto il mondo cripto gli va dietro, quindi fa un po' da locomotiva e quindi ci interessa tantissimo andare a studiare Bitcoin per poi eventualmente derivare analisi anche su altre criptovalute. Primo spunto di riflessione: la prima febbre e la corsa al Bitcoin era stata fatta nel 2017. Io mi ricordo in quel periodo chiunque mi parlava di Bitcoin, cioè tutti, ma dai, io Bitcoin come faccio a comprarlo, lo voglio comprare, bla 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 bla. E in quel rispetto a quel momento, oggi io vedo un interesse leggermente inferiore, là era proprio una bolla clamorosa, oggi c'è un interesse inferiore delle persone comuni, mettiamola così, ma è aumentato l'interesse da parte delle prime istituzioni finanziarie ed è per quello che oggi, seppur con una minor enfasi all'investimento in criptovalute, ci troviamo con un prezzo di Bitcoin superiore a quei massimi. E quindi uno potrebbe dire, beh, quindi dal 2017 ad oggi il Bitcoin è andato bene. In realtà ha visto diverse fasi, una fase di deprezzamento, un'altra fase di un apprezzamento incredibile che ha portato Bitcoin quasi a $60,000 con quasi doppio massimo, un doppio massimo sporco, per poi di nuovo venire giù e entrare in questo bear market che stiamo a tutti gli effetti vivendo ancora. Guardate da questo grafico, non su base logaritmica, come è incredibile il rialzo di Bitcoin. Ecco perché il rialzo di Bitcoin è da vedere assolutamente con una scala, con un grafico su una scala logaritmica. Tra un po' lo vediamo. Attenzione però, dobbiamo fare diversi disclaimer quando parliamo di Bitcoin e criptovalute. Non investite in questi strumenti finanziari se non con una piccolissima percentuale del vostro portafoglio e solo dopo aver consultato un consulente finanziario. Questo perché i rischi sono veramente incredibili parlando di questa asset class. Al di là delle fluttuazioni di prezzo, quindi una volatilità clamorosa che ci ha portato a dei drawdown, delle discese dai massimi incredibili, intorno, anzi
sempre superiore al 70-75% in ogni fase recessiva di Bitcoin. Quindi, lasciando perdere questo, ci sono altri rischi, che è la scarsa informazione su tutte queste criptovalute, la complessità delle tecnologie sottostanti e soprattutto l'assenza di tutele legali di questi broker, che non sono regolamentati e quindi potrebbero chiudere da un giorno all'altro, e non c'è neanche una vera e propria supervisione delle istituzioni rispetto a tutto questo mondo. Quindi è un mercato ancora acerbo che, nonostante il prezzo può salire, uno si può ritrovare con un pugno di mosche per altri mille motivi. Ovviamente a complicare la situazione ci stanno tutti quei fallimenti di queste piattaforme che ci propongono l'acquisto di criptovalute più o meno blasonate, perché ora anche molti exchange con un certo blasone, vedi che da un giorno all'altro scompaiono e perdono praticamente tutto. Bene, quindi dopo questi disclaimer doverosi, ora vediamo il motivo principale per cui ci aspettiamo un possibile grande balzo in avanti di Bitcoin. Chiaramente nessuno prevede niente, ma ci stiamo avvicinando a che cosa? A un ulteriore halving. Non so se avete mai sentito questa parola, ma halving sta a significare che cosa? Che la remunerazione data a chi va a minare Bitcoin, quindi a estrarre Bitcoin, si dimezza ogni 4 anni, fino ad arrivare all'estrazione massima di 21 milioni di Bitcoin, che si stima arriverà circa nel 2140. Questo, ovviamente, il meccanismo dell'halving fa sì che il Bitcoin diventa una moneta digitale, chiamiamola così, resistente all'inflazione. Infatti, al contrario di euro, dollari, che continuamente vengono emessi, anzi vengono emessi sempre di più, Bitcoin in realtà viene emesso sempre di meno, fino a un certo punto che non verrà proprio più emesso. E la scarsità verificabile è una condizione estremamente importante per Bitcoin. Il protocollo Bitcoin, infatti, si lega a due concetti legati al tema della scarsità. Il primo tema è che appunto il numero massimo di Bitcoin è già fissato a 21 milioni, quindi più di 21 milioni non è possibile avere più di 21 milioni di Bitcoin. Dall'altra parte abbiamo proprio il discorso dell'halving, quindi la remunerazione appunto dei minatori andrà a dimezzarsi ogni 4 anni, e questo è un altro principio molto importante di scarsità. Ovviamente questo meccanismo permette che a parità di domanda il prezzo di Bitcoin aumenterà a prescindere. E quindi, visto che oggi la domanda di Bitcoin non è ancora così elevata come lo potrà essere in futuro, e dall'altra parte abbiamo un'offerta che continuerà a essere inferiore rispetto ai livelli di oggi, ecco che il prezzo di Bitcoin potrà veramente fare dei balzi in avanti. E da questo grafico andiamo a vedere che con l'halving del 2012 il prezzo ha iniziato a una salita pazzesca, andando dai 4 dollari ai 420 dollari. Con il secondo halving del 2016 il prezzo è passato da 420 a 7.000 dollari, e con il terzo halving del 2020 si è passato a 7.000 dollari, fino a, vedremo ovviamente, al prossimo halving, che si stima sarà intorno alla metà del 2024. Vedete però da tutti questi grafici che l'andamento è estremamente simile, ovvero dopo l'halving si avvia questo rialzo quasi esponenziale del prezzo di Bitcoin. Chiaramente ogni halving, dobbiamo dirlo, il rialzo è leggermente inferiore. Infatti nei mesi successivi al 2012 il prezzo del Bitcoin è schizzato a più 12.000%, mentre dall'ultimo halving, dal 2020, il prezzo si è rialzato del 300%. Sono comunque percentuali, chiaramente, che fanno girare la testa. E come abbiamo detto, questo halving arriverà verso la metà del 2024, ma attenzione, perché non è che sarà un evento clamoroso, che no, anzi, per chi ha Bitcoin non cambia assolutamente nulla, cambierà semplicemente questa metodologia di remunerazione e quindi questa offerta, che a parità di domanda farà schizzare in alto il prezzo. Questa è la legge della domanda offerta, chiave dei mercati. Sul Bitcoin poi se ne parla sempre tantissimo, no? Qualcuno lo avvicina al dollaro, all'euro come una valuta digitale, tanti altri lo avvicinano per esempio all'oro, quindi lo chiamano anche oro digitale. Io sono più per questa seconda affermazione, perché ha diverse caratteristiche in comune con l'oro, anche se ci sono altre caratteristiche molto diverse. Chiaramente le cose che accomunano Bitcoin a oro è che sono comunque degli asset scarsi, che andranno a scarseggiare sempre di più, e quindi sono in grado anche di resistere all'inflazione. Dall'altro canto, Bitcoin ovviamente si può inviare facilmente a livello digitale da tutte le parti del mondo, ovviamente l'oro è un po' più difficile da inviare. Altra cosa che li accomuna è in realtà il loro valore. Perché l'oro vale così tanto? Perché ha superato i 2.000 dollari l'oncia? È un metallo giallo che non paga dividendi, non dà un interesse.
e quindi sale per il valore che l'uomo gli attribuisce. Bene, Bitcoin è la stessa identica cosa. Quanto vale Bitcoin? Zero. Che cos'è un Bitcoin? Che mi serve il Bitcoin? Vale $30,000 ogni singolo Bitcoin per il valore che gli viene attribuito da noi umani. Quindi questa è un'altra caratteristica fondamentale che accomuna ovviamente Bitcoin all'oro. Pensate che secondo l'Agenzia Geologica Statunitense tutto l'oro estratto negli ultimi secoli potrebbe essere contenuto in 3 vasche di piscina olimpioniche. Detto questo però nessuno sa quanto oro c'è là sotto, quindi quanto oro ci sarà da estrarre. Quindi potrebbe essere che l'offerta di oro possa aumentare per una scoperta di un giacimento particolare, non so, sto dicendo fesserie, però questo per farvi capire, no, concettualmente. L'oro per assurdo è quasi più rischioso del Bitcoin. Perché? Perché, ripeto, se domani si dovesse scoprire una grande offerta di oro, magari il suo valore potrebbe diminuire. Dall'altra parte noi Bitcoin sappiamo, abbiamo con certezza la conoscenza di sapere che ogni 4 anni viene dimezzata praticamente il minaggio di Bitcoin, quindi l'offerta di Bitcoin viene dimezzata fino ad arrivare a un'offerta massima di 21 milioni al 2140. Quindi questo potrà rendere certo, o comunque ci darà una caratteristica in più certa, dell'offerta di Bitcoin, e questo non è banale quando si può vai a stimare l'aumentare del prezzo. Oh, vi avevo promesso che prima della fine di questo video vi avrei parlato di previsioni sul Bitcoin. Allora, le previsioni ovviamente non le facciamo noi perché non saremmo mai in grado di farle, ma le fa Stock to Flow, che è uno strumento proprio di previsione di questo prezzo del Bitcoin. Qua da questo grafico cosa vediamo? Vediamo la linea rossa che ci sta a indicare il prezzo atteso di Bitcoin, e vedete che nel recente passato più o meno l'andamento di Bitcoin si è discostato da questa linea rossa, ma vedete come faceva sostanzialmente da calamita. E vedrete che proprio dal 2024 questa linea rossa arriverà a livelli molto interessanti, superiori addirittura ai $500,000. Io ora ovviamente non sono in grado né di confermare né di smentire questa previsione, però vediamo come queste previsioni negli anni precedenti sono state effettivamente mantenute, sono state rispettate. Ecco che questa linea rossa ci fa assolutamente ben sperare sul prossimo prezzo del Bitcoin. Ovviamente l'halving influisce anche sul tasso di inflazione del Bitcoin. Pensate che nel 2011 l'inflazione sui Bitcoin era di circa il 50%, nel 2012 questa è diventata del 12%, mentre ad oggi si attesta di circa l'1,75%. Quindi probabilmente, signori, prepariamoci a questo grande rialzo di Bitcoin, anche se questo bear market sembra ormai durare un'infinità. Io inoltre vi ricordo che se siete interessati all'argomento, prima di tutto contattateci, richiedeteci un'analisi gratuita del portafoglio. Come fare a contattarci? Come fare a chiederci un'analisi del portafoglio? Facilissimo, cliccate sul link in descrizione e mi raccomando, prendete questo link e giratelo anche a tutte quelle persone che vi parlano di finanza, con le quali parlate di investimenti e che percepite che non sono contenti della loro gestione. Sono tantissime, un sacco di persone ogni giorno mi vengono a referenziare altre persone, dicono: guarda, ho parlato con questa persona ed è scontentissima di come si trova in banca, in assicurazione e quant'altro. Quindi girate il link anche a loro, perché possiamo essergli di aiuto per parlare di criptovalute, per parlare di Bitcoin, ma ancora meglio del vostro portafoglio di investimento. Andiamo a fare un'analisi totalmente gratuita, dove cerchiamo di capire quali sono le criticità per andare a migliorare la vostra situazione. E dall'altra parte vi ricordo ancora un disclaimer, però questo dovuto. Attenzione, signori, perché quando parliamo di criptovalute e parliamo di Bitcoin, soprattutto del valore di Bitcoin ad oggi, io lo vedo che pian piano si sta stabilizzando, la volatilità sta diminuendo, ma parliamo ancora di oscillazioni clamorose. Basti pensare, nell'ultimo anno è sceso del 75%, quindi chi riesce a sostenere un meno 75% del portafoglio? E questa non è nemmeno la discesa più importante che Bitcoin ha fatto, quindi attenzione quando investite in questi strumenti finanziari, che probabilmente chiamare strumenti finanziari è anche sbagliato. Quindi se volete approcciare questo mondo, fatelo con un consulente finanziario, meglio se indipendente, e soprattutto fatelo con piccolissime percentuali del vostro portafoglio. Investire l'1, il 2, il 3% del vostro portafoglio può, anzi sicuramente, non vi porterà al disastro finanziario, ok? Mi raccomando, investire il 20, il 30% del vostro portafoglio potrebbe portarvi invece a un disastro che ovviamente non vorremmo ottenere su nessun tipologia di portafoglio. Ora però, signori, tocca a voi, ditemi cosa ne pensate di questo video e soprattutto dell'halving che sta arrivando. E un bel pollice in su se il contenuto vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!